Parto un attimo indietro, ok. Negli ultimi anni Devi faccio. pensarla bene, Devo perché devi pensarla. rispondere bene a questa gemma. Negli ultimi anni è esploso l'e-commerce. Sempre più fasce, sempre più ampie fasce della popolazione italiana e mondiale acquistano online, grazie anche ai marketplace, agli smartphone, l'usabilità e le connessioni mobile. E un altro mega trend tecnologico che abbiamo iniziato a vedere negli ultimi anni e adesso è sceso, però sta ricominciando grazie a Meta ed Apple, è tutta la tematica del metaverso con i visori VR e anche la realtà mista. La realtà mista è, fate conto, indossare degli occhiali più o meno grossi e vedete degli ologrammi nel mondo reale. Quindi non siete in un altro universo, ma siete nella casa, in casa vostra o fuori per strada e vedete degli ologrammi come in un film fantascientifico su cyberpunk. Ecco, il commercio si sta spostando anche all'interno della realtà mista e della realtà virtuale. Quindi l'acquisto e l'esperienza di shopping non sta rimanendo solamente all'interno dell'e-commerce, dove vai a sfogliare cataloghi fondamentalmente in 2D, immaginatelo come un foglio di carta con delle immagini e schiacciate un pulsante e comprate la roba. Ma stanno nascendo i V-commerce, con la V davanti, virtual commerce. E in questo caso non c'è un. Non è la carta, è entrare proprio dentro al centro commerciale e al negozio o attraverso il visore. Quindi mettete il visore e fate finta di entrare all'interno di un negozio per comprare la roba. Oppure con la realtà mista, mettete il visore, vedete casa vostra e che ne so, con l'app dell'IKEA mettete il divano come ologramma 3D, vi piace, cambiate colore e poi lo comprate. Da quando è esploso il concetto di metaverso sono usciti diversi V-commerce, soprattutto in VR. Oggi ne ho trovato uno nuovo e volevo anche mostrarlo qui. Secondo me non è stata trovata ancora una quadra, diciamo, cioè, sono tutti progetti sperimentali. Vediamo adesso un attimino l'esempio. Te, Edoardo, ne hai mai provato uno? Mai provato uno, mai provato uno, infatti sono super curioso, ma già il fatto che tu mi dici giustamente che non hanno ancora raggiunto era una cosa che posso immaginare, perché poi alla fine sono tutti degli esperimenti che devono fare e meno male che c'è qualcuno che li fa, però vai, dimmi pure. Quindi, solitamente come funzionano? Adesso vediamo la parte di realtà virtuale, lo racconto, poi chi vuole può vedere come funziona a livello pratico. Si clicca in un link, si entra in una piattaforma e spesso viene chiesto di creare l'account un po' per registrare le persone e costruire un avatar. In questo caso si può costruire un avatar personalizzato come all'interno di un videogioco oppure scegliere quello base. E questo è utile perché? Perché non tutti magari hanno il tempo di stare lì a configurarsi l'avatar e dire ad una persona che deve impiegare 10 minuti per crearsi il suo avatar personalizzato per fare un giro all'interno del V-commerce può rappresentare una barriera d'ingresso all'interno della piattaforma notevole, perché non è detto che uno abbia tutto questo tempo a disposizione, magari è solo curioso. Quindi in questo caso tengo quello di default e schiaccio Enter. Spesso questi ambienti sono degli ambienti 3D e quindi bisogna spiegare alle persone come si devono spostare all'interno del V-commerce. Io sto entrando chiaramente da Safari, da Google Chrome, però questa roba qua in futuro si potrà vivere direttamente a 360 gradi attraverso i visori. Non è presente solo a 360 gradi all'interno dei visori in VR perché solamente gli early adopter come me o magari Edoardo comprano questa tecnologia. E spesso sono una parte minoritaria della popolazione. Quindi adesso io sono entrato all'interno di questo portale, mi sto spostando e mi dice: guarda, devi trovare le stelline. E cioè, ci sono delle stelline, mi sposto e cammino all'interno di un ambiente 3D. Notate già una cosa particolare, ovvero il fatto che esistono altri giocatori all'interno di questo V-commerce, quindi è un ambiente condiviso con altre persone e già questa cosa qua è un punto a favore dell'esempio che sto portando oggi, perché in tanti esperimenti fatti in passato le persone si trovano all'interno di ambienti virtuali, magari bellissimi, ma sono delle esperienze che vivono in solitario, da sole, e sono come dei bellissimi palazzi.
ma completamente vuoti, che è dell'esperienza che non puoi vivere con altri giocatori. Quindi qua ci sono altre persone che camminano e anche se non ci puoi interagire, ti dà l'idea che comunque ci sono altri esseri umani che stanno vivendo la stessa esperienza. L'esperienza condivisa che viene vissuta anche quando voi andate all'interno di un negozio, uno store fisico, perché ci sono altri esseri umani e spesso portate con voi anche amici, familiari che vi danno un consiglio sul vostro look. L'obiettivo di... hanno inserito delle meccaniche di gioco in questo caso e l'obiettivo è raccogliere tutte le stelline del livello, un po' come Super Mario. Quindi adesso ho raccolto la prima stellina e delle frecce come quelle nei giochi di corsa o che trovate nelle strade mi guidano all'interno di una città che sembra tipo Manhattan, è autunnale. Ho superato un portale, ci sono tutte queste tendaggi tipo volanti, e una parte interessante del V-commerce è il fatto che tu non hai limiti fisici di spazio nel comunicare il brand o i tuoi prodotti. Un negozio fisico è vincolato dai muri, gli scaffali, quindi si può trasmettere magari un determinato tipo di storytelling, però è chiaramente limitato sia dal punto di vista dei costi che dal punto di vista della fisica. Un ambiente VR è potenzialmente infinito e quindi dà molto più spazio alla comunicazione del brand, del marchio, rispetto a un ambiente normale. E spesso tanti progetti nascono un po' per lo storytelling più che per vendere, diciamo, perché uno può entrare all'interno di un V-commerce e comprare roba oppure vivere un'esperienza, diciamo. E poi qua c'è anche una critica che però faccio alla fine sul vivere l'esperienza. Quindi vado avanti in questa bellissima città autunnale e c'è una specie di tasto con sopra una stellina che si muove. Andandoci sopra, cosa succede? Il nostro omino inizia a volare e c'è un vestito che cammina grande come un palazzo con un'icona del carrello e se ci clicchi hai la possibilità di vedere la scheda del prodotto dell'e-commerce, che è proprio il vestito che cammina svolazzante grande come un palazzo. Sfogli le diverse immagini, in questo caso ci sono anche le modelle nelle fotografie, e puoi perfezionare l'acquisto aggiungendo il prodotto al carrello e facendotelo, diciamo, arrivare a casa. Ci sono anche le recensioni, quindi il classico e-commerce 2D. Facciamo finta che questo vestito non mi cioè non sia nelle mie corde. Non ti si addice, non è per la tua tonalità di pelle. Per l'armocromia l'arancione non mi sta bene, quindi vado avanti in questo ambiente virtuale. Era quello viola mi sembra più bello. Quello viola con la gonna tipo svolazzante, sì. Ti sembra più bello. Nel frattempo vediamo questi vestiti grandissimi come dei palazzi, palloncini. Sì, perché non sta vedendo il video, c'è Marco che ha questo personaggio che sta entrando a New York, a Manhattan, e ha dei vestiti che sono alti come palazzi, esatto. che camminano senza testa, quindi sono dei manichini in realtà e sono abbastanza anche horror, cioè è una scena abbastanza assurda. Sì, sì, è una scena stranissima. Poi ci sono dei pezzi di fiori, cristalli tipo che salgono sopra i palazzi, delle astronavi volanti. Sembra tipo uno squalo che vola. Che vola, solo che è una tenda, tipo un tendaggio. Sì. Quindi in questo modo posso vedere i prodotti della nuova collezione saltando sopra, facendo dei salti di 50 metri, arrivi ad una buona prospettiva sul vestito che cammina su un manichino invisibile. Sarà un delirio ascoltata questa roba e non vista, ma è bellissimo così, state facendo un viaggio incredibile. Qua sì, mi sposta anche la visuale, non so se hai visto, perché magari io sto guardando i piedi e quindi poi non posso vedere il vestito, questa è una mossa intelligente. Ok, e cosa mi resta da fare? Prendere l'ultima stellina, non mi dice il contatore quante ce ne sono, e quindi questo lo potevano mettere per farmi capire quante stelline mancano per completare il livello. Posso salutare, non so cosa succede, e mettere i cuoricini tipo, esatto, e forse fa vedere qualcosa agli altri partecipanti e scattare anche una foto del vestito. E non ci sono e non vedo altre interazioni o comandi all'interno del gameplay. Andiamo nell'ultimo, abbiamo preso tutte le stelline e ora c'è una scalinata incredibile per salire nel palazzo finale del re di Manhattan, super boutique mega lusso, dentro tipo l'arco di trionfo. Entriamo all'interno di questa scala che
sale. Non puoi fare uno sprint. Non c'è il tasto core. È lento il tuo personaggio. Il mio personaggio è lento. Chissà cosa ci sarà dentro questo palazzo, Edoardo. Boh, vediamo. Il boss. La scala misteriosa. C'è la cassa. La cassa dove devi spendere tutti i tuoi soldi. Vediamo un omino che sale. Bello, e... animazione di salita su questo palazzo che sembra l'Empire State Building. Esatto. Quindi abbiamo tutto questo cutscene, dove cutscene è tipo un video che mostra parti cinematic. Esatto, cinematic, che mostra questo albero sopra il palazzo. Gigantesco, con le foglie che cadono al sunset, quindi abbiamo anche il tramonto che illumina questo Chicago Manhattan. E vado all'ultimo piano del palazzo, e qua c'è effettivamente il negozio, molto figo, con il pavimento tipo acqua lucida che riflette tutte delle cose al neon, e posso fare un giro all'interno della boutique, prendere altre stelline e guardare gli altri prodotti ed effettivamente acquistarli. Ora non so cosa succede se clicco in questa freccia. No, posso solo acquistarli. Fate conto che è una specie di boutique fighissima all'ultimo piano, dove puoi acquistare futuristica, con schermi, con immagini ovunque, materiale mezza trasparente. È fatto comunque bene rispetto a tanti altri progetti che sembrano della PlayStation 2 a livello di e-commerce. Quindi vado avanti, c'è il main stage e probabilmente qua viene presentata la nuova collezione. Cosa succede? Non l'ho mai provato, non sono arrivato fino a qua. C'è una maglietta, tipo, viene presentata. Oh, finalmente una la maglietta e i fuochi d'artificio. Ok, bellissimo. Abbiamo visto un po' come funziona. Ora, claim, c'è scritto, probabilmente posso avere qualcosa di esclusivo. Prendere. Hai qualcosa di esclusivo, eh? Esatto. Non ho capito le stelline alla fine cosa ti permettevano di fare. Questa è una delle domande che mi pongo. Comunque, una delle tante domande che mi pongo dopo questa simulazione. Battute a parte, è anche carino questa esperienza. Se ne provate altre, sono decisamente peggiori. Ma quali sono, secondo me, i commenti e le osservazioni che si possono fare su questo tipo di esperienze in VR? Poi parliamo della realtà mista. Abbiamo due tematiche o obiettivi che di solito si danno per questo tipo di e-commerce. Il primo è far vivere un'esperienza interattiva che fa ricordare un brand e fa associare determinate sensazioni al marchio, al prodotto, quindi ho vissuto un'esperienza fighissima, poi magari compro di più da loro. L'altro è quello dell'acquisto in sé del prodotto e dell'esplorazione. Dal mio punto di vista, spesso questi ambienti mancano proprio di gameplay e di meccaniche di gioco e di interazione. Nella maggior parte dei casi sono semplicemente degli ambienti 3D fatti più o meno bene, dove puoi visualizzare dei prodotti con dei modelli 3D e magari puoi acquistarli all'interno di un e-commerce, ma manca tutta quella parte di meccaniche di gioco che rendono effettivamente l'ambiente coinvolgente. Già la presenza di altri giocatori in questo caso rende un po' meno vuoto. Avete visto le stelline, alcune meccaniche di onboarding, glowing choice per guidare l'utente, quindi in questo caso c'erano già delle meccaniche di gioco. Tuttavia, se si vuol far vivere un'esperienza estremamente coinvolgente in un ambiente virtuale così in VR, è sicuramente più interessante calcare la mano e far vivere delle avventure, dei giochi o qualcosa più legato all'intrattenimento rispetto al solo shopping. Dal lato invece acquisto di prodotto, non so quanto allungare così tanto l'esperienza d'acquisto aumenti effettivamente le vendite di prodotto. Magari può funzionare con cose di nicchia o super esclusive, ma non so quanto sia più efficace nel dire voglio comprare questo vestito rispetto ad un altro. Poi ti chiedo la tua opinione, Edoardo, che sto andando lungo. Un discorso diverso invece, che non abbiamo visto questa sera, è quello della realtà mista e degli ologrammi. Lì, dal punto di vista dell'esperienza brand, diciamo, è tendenzialmente meno forte, e poi siamo appena agli inizi di applicazioni e di videogiochi in realtà mista. Per quanto riguarda invece la componente dell'acquisto, è già più interessante, perché ci sono anche le app sul proprio smartphone dove puoi posizionare magari il mobile,
puoi vedere il soprammobile, la lampada, il vaso, come sta nel tuo ambiente di casa. E abbiamo raggiunto anche buone capacità tecniche nello scan degli ambienti 3D e delle nostre case in cui viviamo. Quindi, da quel punto di vista, per l'acquisto è sicuramente più interessante rispetto alla parte in VR, che dici? Dico che no, concordo a grandi linee con quello che hai detto. Sì, abbiamo visto da anni che provano a cercare di simulare un'esperienza virtuale in modi diversi, con tecnologie diverse, indipendentemente dal VR, dai tempi probabilmente di Second Life, che si prova a fare una cosa del genere, quindi parliamo di 20-30 anni fa. Quello che secondo me adesso forse qualcuno sta iniziando a inquadrare è che non devono andare a. Cioè, quello che è il mio ragionamento è difficile. Andare a sostituire l'esperienza reale e non è quello l'obiettivo, ma deve essere un'estensione di quella che è l'esperienza reale. E quindi può essere un'estensione su clienti fidelizzati, può essere un qualcosa di più esclusivo, possono essere dei bonus, cioè andare a dire ok, io piuttosto di andare nel negozio, vado in questi VR store, secondo me è una cosa che non succederà mai. Ovviamente poi bisogna capire da brand a brand, ma deve essere un qualcosa di più, deve essere più sulla awareness, deve pensare più a far conoscere meglio il brand, ma non deve essere il primo punto di contatto, ovviamente. Quindi, secondo me, come stavi dicendo tu, devono lavorare su quelle che sono le meccaniche, sullo storytelling e non solo esclusivamente sul abbiamo la grafica più figa di tutti, che questo poi è quello che adesso magari è anche l'ultimo trend. Quindi, sì, piuttosto di cercare di ricreare un'esperienza da store. Preferisco degli approcci completamente diversi, come questo, secondo me c'erano dei punti molto molto interessanti su questo. Questo qua era più un gioco che aveva ti faceva esplorare quello che era il mondo del brand, poi più o meno in maniera approfondita. Anzi, forse secondo me ne ho puntato anche troppo come al solito sulla grafica. Ci sono anche qui, cito una piccola cosa. Noi abbiamo condiviso già Gator.town, che è una piattaforma di videoconferenze in grafica 2D stile Pokémon. C'entra nulla con esperienze di questo tipo, ma c'è qualche esperimento fatto esempio da Coca-Cola per ricreare le loro fabbriche e fare una sorta di showroom di quali sono i prodotti Coca-Cola, di come funziona una fabbrica all'interno di questi mondi virtuali in 2D. Al di là ovviamente di quella che è la grafica, il fatto di poter puntare tutto solo e esclusivamente sulle interazioni spesso dà di più che non ovviamente l'aspetto visivo. Quindi se si riesce a trasmettere delle emozioni perché la persona muovendo il personaggio fa determinate azioni, sblocca, secondo me ti rimane molto di più che non solamente l'aspetto visivo. Poi è ovvio che se stiamo parlando di brand, di moda, di alto lusso, è ovvio che non possono fare niente in 2D e se, mi sembra che siano sempre loro un po', ecco, questa è un po' la sfida. Mi piacerebbe vedere qualche brand un po' più cheap, mi piacerebbe vedere un Decathlon, mi piacerebbe vedere non lo so, un H&M, ma neanche ancora più basso, dei brand, ecco, che non siano solamente i classici da showroom in cui lanciano collezioni. No, deve essere un qualcosa terra a terra in cui ci vanno i ragazzi da Roblox, entrano là dentro e via. Però sì, insomma, tematica anche questa è interessante. Bellissimo che ci siano esperimenti di questo tipo. Forse qualcosa si sta iniziando a vedere di più interessante rispetto a anni fa. Ti lancio una provocazione, ma quando ci saranno gli occhiali come quelli da sole adesso in realtà aumentata, avrà ancora senso comprare i vestiti e le stampe all'interno dei vestiti? Oppure li compri come asset digitale che poi vai a indossare e che vedono gli altri? Perché esistono già degli e-commerce che ti vendono tipo i filtri in realtà aumentata, i trucchi o queste cose qua. Non ho idea. Spero di no, che non succeda mai questa cosa qua. Però sai che Spero può di no. succedere. Ma succederà sicuramente in qualche nicchia. Guarda, noi siamo in una piccola bolla in Italia, ma figurati, ci sono tanti altri stati e altre culture che hanno approcci completamente diversi al nostro. E quindi siamo una piccola goccia in mezzo al mare.